Our climate is changing. Il nostro clima sta cambiando e minaccia l'economia, la sicurezza e la nostra salute. Questa non è un'opinione, è un fatto. Sono le parole perentorie del presidente Barack Obama in questo videomessaggio diretto agli americani. È il suo ambizioso e già apprezzato piano per l'ambiente, che si propone entro il 2030 di tagliare di un terzo le emissioni di carbonio dalle centrali elettriche rispetto ai livelli del 2005. È il passo più importante fatto dagli Stati Uniti in tema di cambiamento climatico, perché, ha avvertito il presidente, i cambiamenti climatici sono la minaccia più grande per il nostro futuro e se non affrontiamo nel modo giusto il problema potremmo passare il punto di non ritorno. Per questo, dice Obama, non abbiamo un piano B, bisogna fare in fretta, siamo l'ultima generazione in grado di fare qualcosa. In vista della conferenza internazionale di dicembre a Parigi, l'America si candida dunque a guidare la comunità mondiale su questa battaglia. Non c'è una strategia nazionale, ha spiegato il presidente. Ogni Stato dovrà presentare piani entro 2 o 3 anni. Daremo tempo, ma gli Stati devono fare presto, ha avvertito Obama, secondo il quale il piano comporterà anche un risparmio di $85 per ogni famiglia sulle bollette di luce e gas. Una sottolineatura che è già una risposta alle critiche mosse dai repubblicani, secondo i quali il piano causerà, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, un aumento del costo dell'elettricità per milioni di americani. Il presidente, invece, che compie oggi 54 anni, appare determinato più che mai e rilancia la posta in gioco. Entro il 2030 possiamo anche ridurre del 90% le morti premature e, assicurato, ci saranno 90.000 casi di asma in meno per i nostri bambini. Persino il Papa è stato citato nel discorso di presentazione. Il riferimento è all'enciclica Laudato Si, che sottolinea come combattere il cambiamento climatico sia un obbligo morale.